Nel 1969 a Torino veniva girato il film The Italian Job. A 50 anni da quell'evento sono numerose quelle che sono le iniziative che si stanno svolgendo per festeggiare appunto i 50 anni del film, e Piazza San Carlo oggi è invasa da una di queste manifestazioni. Infatti sono tantissime quelle che sono le Mini Cooper che sono arrivate in Piazza San Carlo e che in questo momento stanno invadendo appunto il salotto bello di Torino. Vedete, queste è solo un lato, poi dall'altra parte ci sono tantissime altre Mini Cooper. Adesso ve ne faccio vedere alcune. Questa qua che state vedendo, questa rosa è un pochino recente, più recente, ma alle spalle ci sono dei pezzi veramente di pregio. Guardate che belle. Questa è una delle iniziative che è collegata ai festeggiamenti per i 50 anni del film The Italian Job, che è stato girato nel 1969 a Torino, come vi dicevo, e che è ambientato a Torino, ovviamente. Celebri sono alcune scene di quel film dove le Mini invadevano parte della città. Passavano per esempio qua vicino, sotto i portici di Via Roma, oppure in altri posti della città. Vedete, qua ci sono anche tanti turisti che stanno facendo fotografie alle Mini. Queste Mini, tra l'altro, dovrebbero arrivare dall'Inghilterra e i collezionisti in questo momento sono andati a Palazzo Madama. Guardate, queste sono un po' più recenti, questa è una Mini un po' più recente, c'è proprio il logo, guardate, The Italian Job, il logo del film che fu girato nel 1969 a Torino. Dei veri e propri capolavori, delle macchine che hanno fatto la storia del mondo dell'automobile. Ovviamente sono tantissimi i curiosi che le stanno guardando, osservando, anche perché non tutti i giorni Piazza San Carlo a Torino viene invasa dalle Mini, dalle macchine. Ieri sera Piazza San Carlo è stato teatro dell'inaugurazione delle luci d'artista e oggi di questa tappa celebrativa dei 50 anni del film The Italian Job, che ricordiamo fu girato a Torino, ed è per questo che oggi Piazza San Carlo è invasa da queste Mini. Io ve le sto facendo vedere un po' tutte. Guardate, sono modelli più recenti, modelli meno recenti. Sicuramente i collezionisti, guardando questo ben di Dio che hanno davanti, saranno ancora più appassionati. Ma è sicuramente un colpo d'occhio interessante, un colpo d'occhio importante. Le macchine sono arrivate all'incirca alle 15. Tra le 15 e le 15:15 e saranno una mezz'oretta circa. Hanno fatto un piccolo corteo ovviamente per Torino e poi ovviamente dopo questa mezz'ora andranno via da Piazza San Carlo. La piazza verrà liberata.
Guardate che bella questa, questa è molto particolare, con i fumetti di Topolino. Bellissima. Infatti c'è anche un Topolino sulla capote, guardate. Bella. Molto 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 particolare. È una delle più particolari, forse la più particolare, questa la possiamo battezzare come la mini più particolare oggi a Torino. E ovviamente siamo arrivati praticamente ormai al termine di questa sfilata. Questa è bellissima, guardate che macchina stupenda. E tra pochissimo possiamo salutarci, era giusto per farvi vedere questa particolarità. C'è qualcuno, sentite, che ha citato Mr. Bean, perché ovviamente la Mini era la macchina di Mr. Bean. E niente, Piazza San Carlo, invasa dalle Mini, avete capito perché? Perché oggi questa è una delle tappe per celebrare i 50 anni del film The Italian Job, che venne girato a Torino nel 1969. Se non lo sapevate, questa sera sapete cosa fare, andatevelo a rivedere. Da Gioele Urso, da Torino, da Piazza San Carlo è tutto, vi saluto e a presto.